un ottimo test. E ringrazio anche i compagni di Scintilla che ci hanno permesso di svolgere qui questa iniziativa e vi ricordo che dopo ci sarà un aperitivo, e, vabbè, una cosa abbastanza modesta in realtà per quello che riusciamo a fare. E chi si vuole intrattenere bene accetto, un piccolo contributo, che l'autofinanziamento è importante, lo sappiamo. Quindi vi rilascio la parola e chi vuole intervenire, domande, osservazioni, proposte, tanto meglio. Ma magari concludo io quello che tu hai già detto sul corso, molto rapidamente, non dico più che altro perché se voi avete in mente di fare qualcosa di simile, non è possibile, al di là del fatto che sono docente, ma non serve. L'importante è conoscere Max, non è che non deve mettergli due persone universitarie per raccontare Max, anzi, se non lo è forse è pure meglio. Comunque, indipendentemente da questo, come dicevo, il testo è composto da diversi capitoli, perché non ricordo il numero, ovviamente lo guarderò immediatamente, però diciamo che sono due parti che effettivamente seguono quello che oggi al Franco, come dicevo prima, ha utilizzato come materiale universitario. Allora, noi lì alla Gramsci, ovviamente è stata un'ulteriore scommessa, il giorno che è arrivato questo libro, che è stato stampato, questo libro abbiamo fatto la presentazione, ed era il primo giorno in cui veniva lanciato anche il corso di economia politica, su cui ovviamente non avevamo alcuna contezza di quanta gente potesse arrivare. Beh, il primo giorno ne abbiamo contati ad occhio, perché erano veramente tanti, 70-80 persone. Poi ovviamente questi numeri sono ridimensionati per ovvie ragioni, fisiologico, però più o meno abbiamo riunito attorno a Max, ok, questa è la cosa importante, attorno a Gramsci e Max a questo punto, visto che l'Università Popolare Antonio Gramsci, diverse realtà, diversi compagni e soprattutto molti giovani, e questa è una cosa che è forse la cosa più importante, soprattutto rispetto per chi c'è più grande, è importante che ci siano anche le nuove leve. E, in maniera del tutto, cioè il libro è molto semplice da utilizzare come testo a livello didattico, nel senso che è organizzato in paragrafi e Gianfranco ha utilizzato per 20 anni, quindi è già organizzato in modo da poter essere esposti in maniera sufficientemente varia. Noi facciamo un incontro settimanale di 2 ore e in questa maniera io più o meno ho calcolato che con una 70ina di ore di insegnamento giù di lì ci si arriva a fine programma, si va da inizio e si conclude. Poi se avanzerà tempo faremo anche degli approfondimenti, in realtà ne abbiamo già fatti alcuni, tu non c'eri, mercoledì ne abbiamo fatto uno su Piketty, polarizzazione e diseguaglianza, ogni tanto cambiamo, evitiamo di essere troppo rigidamente attaccati a uno schema. Comunque vedo che prendi le assenze, perché non c'è. Resta sempre in prima fila. Non però. A occhio conosco tutto, dopo un po' sì. Comunque adesso il numero è rimasto sempre importante, sono le 40-50 persone, che non è poco, sono quando tanti di marzo in formazione. E in maniera del tutto casuale poi è successo che la prima lezione, dopo la presentazione, ho portato le slides, che è un mezzo che io non sopporto un granché, però sono rimasto intrappolato, nel senso che io l'avevo già fatta per un corso di economia internazionale a Napoli e da quel momento sono rimasto incastrato perché le persone richiedono le slides più del testo, io non lo so perché, ma sono magnetiche, sarà l'effetto Renzi, non mi vedete, però ormai me le richiedono tutti, quindi ormai passo 4 ore a fare slides e 9:30 a spiegarle, per cui chi volesse utilizzarlo dal punto di vista della formazione, io posso anche mandare un formazzi per tutta sta roba, ce l'ho scritto, che non è nient'altro che il libro da cui ho estratto alcune frasi che mi tornano utili, per non ricordarmi tutta a memoria se non altro, insomma. Quindi ripeto, come l'abbiamo utilizzato noi, e spero che l'anno prossimo continueremo, non vedo anche forme, ma mi auguro che ci saranno altre 40-50 persone che magari vedremo. Invito tutti quanti, perché lo strumento c'è, se volete c'è questo aggiuntivo che è delle slides, insomma l'esperienza sembra positiva almeno fino adesso. Molto positiva, sì, comunque. Ci sono domande, interventi, osservazioni, ci sono poi giovani comunisti che hanno tantissima voglia di conoscere qualcosa di più su questa esperienza dell'Università Popolare, si dice. Anche Carla comunque scrive su questa rivista La Contraddizione. No, aggiungo una cosa, scusami, lo stavo per dire ma me ne sono dimenticata, lei ha intervallato alcune lezioni perché lei, avendo una formazione molto diversa dalla mia, lei è filosofo, io purtroppo sono economista, su alcune tematiche è stato necessario il suo intervento. Però vi ragioni, non sono come quelli che, cioè, che ha provato a leggere scienza della logica ma non l'ho capito. Però l'avrei capita per via indiretta. Magari sì. Carla ha fatto una lezione assolutamente brillante, almeno dal mio punto di vista, sul materialismo storico. Una bellissima lezione, sempre appunto all'interno del programma dell'Università Popolare, che comunque
vede una partecipazione. Fingi che non ti abbiamo pagato. Non mi hanno pagato. No, quindi chiunque voglia fare qualche domanda.